Ciao, come va? Il mio nome è Sara Calloni e oggi voglio parlarti di un altro modo in cui il tuo intorno riflette quello che c'è nel tuo interno. Se vuoi sapere qual è questo secondo modo, aspetta fino alla fine del video. A dopo! Bene, ieri abbiamo visto che la realtà che ci circonda, l'intorno che ci circonda, riflette quello che noi abbiamo nel nostro interno, quello che noi pensiamo di noi stessi. E ti ho fatto vedere che il primo modo è la similitudine. Adesso voglio parlarti del secondo modo. Il secondo modo è l'opposto. È proprio il negativo di quello che siamo. È come un'immagine in bianco e nero, quando fai proprio il negativo di una situazione. Ti faccio un esempio: se ad esempio sei una persona molto molto precisa, che vuole che le cose siano messe sempre nello stesso ordine, che siano sempre viste in un determinato modo, ogni volta troverai delle persone che sono disordinate, che sono molto disordinate, e questa cosa ti farà uscire dalla testa, ti farà arrabbiare in un modo spaventoso. Non riuscirai a convivere con queste persone perché sono talmente disordinate, talmente all'opposto di quello che sei te. Questo succede perché questa opposizione ti fa capire che ti stai posizionando in un estremo della vita. Cioè, il tuo ordine è ossessivo, il tuo ordine è talmente accentuato in te che ti trovi nella posizione estrema della vita. Quindi troverai le persone che sono all'estremo opposto, cioè completamente disordinate, che faranno tutto in completo disordine. E questo cozzerà con te. Perché questo? Perché nella vita, quando ti posizioni a un estremo opposto della vita, è sbagliato. Questo ti fa vivere male. Quindi l'unica cosa che devi cercare quando trovi persone opposte a te, completamente opposte a te, devi studiare questa situazione, devi capire questa situazione per equilibrarla, per andare al centro. Queste persone opposte a te ti fanno vedere che c'è un lato opposto, che esiste il lato opposto e che è eccessivo questo anche. E quindi ti devi posizionare nel mezzo. Devi valutare questa situazione per trovare il punto d'incontro tra questa persona e te. Perché sei talmente ordinata in questo caso da non vivere serenamente. E quindi la vita ti sta dicendo: guarda che se ti sposti nel mezzo, se trovi il tuo equilibrio, di avere il giusto ordine, ma accettare anche un po' di disordine nella tua vita, vivrai molto meglio. Questo dell'ordine è un esempio. Ci sono persone che, non so, sono molto generose e non sopportano le persone che sono un po' pidocchie, come si possono dire. Ci sono tante sfaccettature di tante persone che si pongono agli estremi. Quindi se trovi persone che sono opposte a te, beh, vuol dire che sei troppo all'estremo di quella data cosa. Quindi cerca il tuo equilibrio, cerca di portarti nel mezzo, perché vedrai che vivrai meglio. Beh, come sempre spero che questo video ti sia utile e che ti piaccia. Se ti piace, metti un bel mi piace e condividilo con i tuoi amici, così aiutiamo anche loro. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al mio canale YouTube e visita il mio sito saracalloni.com, che puoi trovare una serie di articoli che ti possono aiutare. Domani ti parlerò di un altro modo per cui la realtà ci riflette e
Niente, agisci e ci vediamo domani. Ciao!